Ciao a tutti ragazzi, questo è Watermelon Channel. Quest'oggi voglio mostrarvi come montare i video. Quindi faccio una premessa, questo video io non lo monterò, quindi lo lascerò adesso così com'è, perché mi servirà come clip dimostrativa da importare su iMovie per poterlo montare. Quindi il programma che andremo a utilizzare oggi il programma che andremo a utilizzare oggi è iMovie, è un programma per chi ha iOS, per chi ha il Mac, per chi ha gli iPhone, per tutti i dispositivi Apple, e consiglia, cioè, è gratuito e quindi potete insomma scaricarlo gratuitamente sul vostro iPhone, sul vostro iPad, sul vostro iMac. Ho il MacBook portatile e appunto un programma gratuito, non è a livello di Final Cut Pro o chissà quale programma di editing, quelli che sono molto costosi, però essendo gratuito e essendo diciamo un po' alla portata di tutti perché non è difficile da utilizzare, eppure abbastanza semplice, quindi ho deciso di iniziare questa serie di video perché voglio che sia una serie di video perché in realtà appunto questo è il primo video che farò su un montaggio, diciamo, basico, quindi su una cosa semplice: taglia, dividi, taglia, elimina, vai, esporta, importa, eccetera, con alcuni effetti, quelli un po' più semplici, come si inserisce il testo, eccetera. Però poi per il montaggio, quello un po' più elaborato, che richiede anche più tempo, farò poi un altro video dedicato se questa serie di video dovesse piacere. Poi lo farò anche da cellulare, quindi come montare video da cellulare sempre con iMovie, che però sarà un po' diverso perché cambia poco, però ci sono dei cambiamenti comunque chiaramente da computer al telefono. Se poi appunto dovesse continuare a piacere, farò anche un'altra parte con i dispositivi, diciamo, Windows, quindi Windows Movie Maker, o comunque altri programmi gratuiti tipo InShot, tipo non lo so, comunque quei programmi gratuiti che sono scaricabili dal telefonino, per montare i video, insomma, una cosa diciamo molto basic, una cosa molto per un montaggio semplice di video. Magari consigliatemi anche voi quale programma vorreste vedere. Che insomma io vi insegni come montare tramite quel programma, come montare i video. E niente ragazzi, detto questo, vi lascio al resto del video su come montare appunto questo video nello specifico, quindi tutti i vari tagli, tutti i vari che se ne andranno. E quindi niente ragazzi, quindi se il video vi piace, dete un like di supporto, se arriviamo a 10 like ci sarà la parte 2. Quella del montaggio sui dispositivi quali cellulari, dove ci sarà la parte 2 in cui farò il montaggio da cellulare. E quindi niente, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e vi lascio al resto del video. Ciao! Ho acceso, cioè ho aperto iMovie. Prima cosa dobbiamo fare è crea nuovo filmato o trailer. In questo caso io creerò un filmato. Poi se volete anche il trailer ve lo farò vedere, però è un po' più complessa la cosa. Allora, questi vabbè sono file multimediali, ok? Importa file multimediali, si possono importare o qui oppure direttamente qui nella parte qui in basso. Altra cosa che vado a fare, beh, intanto adesso ingrandisco un attimo lo schermo, ok. La cosa che vado a fare adesso è estendere la clip in modo tale che così mi è più facile per andarla a ritagliare. E un'altra cosa che vado a fare è migliorare la qualità. Qui posso scegliere anche di migliorare l'audio. Adesso vediamo come si sente così. Ok, Grazie equalizzatore. di
Facciamo amplificazione bassi. Non lo monterò, quindi lo lascerò adesso così com'è, Detto il perché mi miglioramento. servirà come clip dimostrativa da importare su iMovie per poterlo. E l'amplificazione bassi è quello che in genere è il filtro, diciamo l'equalizzatore che metto solitamente. Poi il volume se è troppo basso vado qui, fin tanto che non mi escono queste due freccette su e giù, per andare ad alzare un po' il volume. 282 penso che vada bene, perché poi se vedete che il valore è troppo alto, il giallo, oppure in alcuni casi potrebbe uscirvi anche rosso, vuol dire che è troppo alto il volume. Quindi facciamo 200, 251, 224, facciamo così, un po' a caso. Allora, una cosa che noterete subito appunto è, sono i valori dell'audio. Scusate per la spiegazione così, ma non so in che altro modo spiegarlo. Nei punti vuoti, io la prima cosa che faccio è in genere tagliare direttamente i punti, che sono vuoti, quindi facciamo dividi clip e elimina. Ah, scusatemi ragazzi, tasto destro. Allora qui non so come tornare indietro in realtà. Facciamo tasto destro, tipo qui che pure è un punto vuoto, vedete non c'è audio. Cliccate appena dopo il valore alto, tasto destro, dividi clip. Prima che ricomincia, diciamo, il valore più alto, clicco su, tasto destro, dividi clip. Poi questo qui da un secondo dove praticamente non c'è il parlato, faccio tasto destro, elimina. Eliminiamo anche questo. Dividi, dividi, da qua, tasto destro, elimina. Anche qui diamo un altro punto vuoto di alcuni secondi, dividi clip, tasto destro, elimina. Vediamo dall'inizio. Ciao a tutti ragazzi, questo è il Wooden Channel. Quest'oggi voglio mostrarvi come montare i video. Quindi faccio una premessa, questo video io non lo monterò. Ok, qua dico, quindi dal punto in cui vediamo che c'è praticamente questo valore più alto, facciamo dividi, ci risentiamo la clip per vedere dove dico per poi tagliarlo. Non Finisce più o meno qui, dividi e questo pezzo lo eliminiamo, vediamo il risultato. Quindi faccio una premessa, questo video io non lo monterò, quindi lo lascerò adesso così com'è, perché mi servirà come clip dimostrativa da importare su iMovie per poterlo montare. Ok, anche qui, punto vuoto, dividi clip, Montare. finisce più o meno qui, dividi clip, elimina. iMovie per poterlo montare. Quindi La M non si sente tantissimo, quindi quello che vado a fare è cliccare su questa clip e tasto sinistro, quando vedete le due frecce, una che va a destra e una che va a sinistra, e leggermente spostarlo verso sinistra per ritornare leggermente indietro nella clip. Quindi vediamo com'è. poterlo montare. Quindi il programma che andremo a utilizzare oggi, il programma che andremo a utilizzare. Allora, io Quindi devo. Quindi, visto che ripeto due volte il programma che andremo a utilizzare oggi, togliamo la prima volta in cui l'ho detto e togliamo quel il programma che fastidiosissimo. andremo a utilizzare. Ok, aspetta un attimo. Quindi il programma che andremo a utilizzare. Qui dividi, elimina. Molto 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 preciso, cioè bisogna farci la mano, bisogna prenderci la mano. Io lo faccio quasi in automatico, anche se mi rendo conto che ci vuole una precisione millimetrica, però
Però alla fine, ragazzi, quelle con l'esperienza ci potete fare, ci possiamo fare niente. Quindi il programma che andremo a utilizzare oggi è iMovie. Qui c'è un leggero spacco, quindi si può recuperare un mezzo secondo. Utilizzare oggi è iMovie, è un programma per chi ha iOS, per chi ha il Mac, Quindi è un programma. programma per chi. Visto che Per qui chi la ha voglio tagliare. iOS, perché Finisce qui, facciamo dividi e questi 4 secondi li eliminiamo. Quindi torniamo un po' indietro. utilizzare oggi è iMovie, è un programma per chi ha il Mac, per chi ha gli iPhone, per tutti gli. Per chi ha è un po' troppo allungato, quindi lo andiamo a accorciare. Chi ha. Vede questo valore che va a scendere? Per chi ha. Lo eliminiamo. Per chi ha gli iPhone, per tutti i dispositivi Apple. Tutti i dispositivi. Per tutti i dispositivi Apple. Qua devo un attimino allungare un po'. Dispositivi Apple. La A non si sente bene. Tutti i dispositivi Apple. Spazio vuoto, eliminiamo già a prescindere, dividi, dividi. Spazio vuoto in cui non parlo, elimina. Consiglia, cioè, è gratuito. Eliminiamo anche qui. È gratuito e quindi potete, insomma, scaricarlo gratuitamente sul vostro iPhone, sul vostro iPad, sul vostro iMac, o il MacBook. Ragazzi, i momenti in cui si dice oppure ci sono delle lunghe pause, ci sono sempre, ragazzi. Quindi noi in questo caso li andiamo a eliminare. Il primo passaggio proprio che andiamo a fare è eliminare questi spazi vuoti oppure questi che nel video non piacciono proprio, non vanno bene. Vostro iMac o il MacBook portatile e appunto un programma gratuito e appunto. Portatile, appunto un programma gratuito non è a livello di Final Cut Pro o chissà quale. Spazio vuoto, elimina. Programma di editing, quelli che sono molto costosi, però essendo gratuito Essendo gratuito, essendo gratuito vedete che qui è difficile. essendo gratuito è In questo punto qui. essendo diciamo un po' alla portata di tutti. Però, essendo gratuito, diciamo un po' alla portata di tutti perché. Essendo non si sentiva bene. Però, essendo gratuito, essendo diciamo un po' alla portata di tutti perché non è difficile da utilizzare, eppure abbastanza semplice. Spazio vuoto, lo eliminiamo a prescindere. Quindi ho deciso di iniziare questa serie di video perché voglio che sia una serie di video perché in realtà appunto questo è il primo video che farò. Appunto questo è il primo video che farò su un montaggio diciamo basico, quindi su una cosa semplice, taglia, dividi, taglia, elimina, vai. Esporta, importa, eccetera, con alcuni effetti, quelli un po' più semplici, come si inserisce il testo, eccetera. Spazio vuoto.
eccetera, però poi per il montaggio quello un po' più Un po' più finisce qui. Lo si vede perché è un punto alto e costante. elaborato, vi richiede anche più tempo. Farò poi un altro. Elimina. Farò poi un altro video dedicato se questa serie di video dovesse piacere. Poi lo farò anche da cellulare, quindi come montare video da cellulare sempre con iMovie, che però sarà un po' diverso perché cambia poco, però ci sono dei cambi. Vedete, punto alto e costante. Però questo ve lo rendete conto man mano che vedete il video, questi Diverso per cambia poco, per cambia poco, diverso. Ok, finisce qui. diverso cambia poco, però ci sono dei cambiamenti comunque chiaramente da computer a telefono. Se poi appunto dovesse continuare a piacere, farò anche un'altra parte con i dispositivi. Andiamo qui. Con i dispositivi, diciamo, Windows. Diciamo non ci piace Windows e dovrebbe iniziare qui. Vado un po' a occhio a un certo punto io, ragazzi. Windows Vediamo come viene. dispositivi Windows, quindi Windows Movie Maker, o comunque altri programmi gratuiti tipo InShot, tipo non lo so, comunque quei programmi gratuiti che ci sono scaricabili dal telefonino per montare i video. Altra pausa. Al telefonino per montare i video, insomma, una cosa diciamo molto basic, una cosa molto. Molto vuoto. Per un montaggio semplice di video, magari consigliatemi anche voi quale programma vorreste vedere che insomma io Che dividi, qua un po' di incertezza, togliamola. che insomma io insegni come montare tramite quel programma, come montare video. Spazio vuoto. Programma, come montare video. E niente ragazzi, detto questo, vi lascio al resto del video su. Elimina. Al resto del video, come montare appunto questo video nello specifico, quindi tutti i vari tagli, tutti i vari che se ne andranno. Ecco, già l'ho detto. Togliamolo perché non ci piace. E quindi Vediamo com'è venuto, aspettate. niente. Che se ne andranno. E quindi niente ragazzi, quindi se il video vi piace, mettete un like di supporto. Se arriviamo a 10 like, ci sarà la parte 2, quella del. Elimina. Quella del montaggio sui dispositivi quali cellulari. Come sembra che ho detto un'altra cosa poi. Dove ci sarà la parte 2 in cui farò Allora, ci sarà la parte 2. del montaggio. La parte 2, quella del montaggio. Questa va tutta eliminata.
dove ci sarà la parte 2 in cui farò. Ok, quindi tutto questo pezzo lo dividiamo e lo eliminiamo. Di supporto, se arriviamo a 10 like, ci sarà la parte 2 in cui farò il montaggio da cellulare e quindi niente. Togliamo. Il montaggio da cellulare, quindi niente, lasciate un mi piace. Adesso qui ci inseriamo un testo. Andiamo su titoli. E qui potete scegliere qualsiasi tipo di testo in realtà. Io metto questo qui perché lo voglio mettere in basso. E ci scrivo, lasciate un like. Il montaggio da cellulare, quindi niente, lasciate un mi piace. Iscrivetevi. Ok, qui nella parte di iscrivetevi al canale, io ho praticamente un fatto, ho fatto una registrazione un po' particolare, poi magari se vi interessa ve la faccio vedere. Non so come spiegarvela adesso, però ho fatto questa clip qui del subscribe. Che andrò a... No, aspetta. Che andrò a velocizzare. Quando inserite un'altra clip o una foto, allora innanzitutto vi è adatto, ok, no, questo ci interessa fare come picture in picture, PIP. Quindi quando la inserite, cliccate su questi due quadrati a doppio e non inserto, ma PIP, picture in picture. Oppure se volete far vedere, adesso vi mostro. E la velocizziamo perché altrimenti, allora no, non dissolvi, quindi 0,0 secondi, non, senza dissolvenza, e la velocizziamo come la velocizziamo così, con questo simbolo qui, velocità, veloce, 2x, 4x anche, quindi che diventa super veloce, vediamo come viene. Montaggio da cellulare, quindi niente, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non siete. Ok, questo è piccolino, quindi clicchiamo sulla clip e spostiamocela dove vogliamo. Possiamo anche ingrandirla. La mettiamo qua, tipo. Ok, vediamo come viene. Il montaggio da cellulare, quindi niente, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e vi lascio il resto del video. Ciao! Ok, ciao, lo tagliamo, facciamo dividi, elimina. Questo lo voglio un po' più accorciare perché proprio nella parte in cui dico iscrivetevi, voglio fare andare avanti questa clip. Montaggio da cellulare, quindi niente, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. E vi lascio il resto del video. Ciao! Ok, per poterlo esportare dovete andare in file, condividi, file. Potete condividerlo anche direttamente su YouTube, tipo, però vabbè. Qui il mio filmato, no, cambiamo il titolo, montare video con iMovie. Descrizione la togliamo, formato video audio, risoluzione 1080, qualità alta, compressione qualità migliore. Andiamo su avanti. Decidiamo dove salvarlo, se in scrivania oppure da altre parti, clicchiamo su salva e qui attendiamo che si sia salvato. Ci apparirà una notifica che la condivisione del file è riuscita e potrete appunto poi esportare il video su YouTube. Ecco ragazzi, quindi avrete visto come si montano più o meno in maniera molto veloce
i video su iMovie, diciamo il montaggio quello basico, quello più semplice possibile. Vi ho fatto vedere un po' di cose in generale, ma poi per la prossima volta magari andrò nello specifico per il secondo episodio di come montare i video su iMovie con il Mac. Mentre il prossimo video che ho intenzione di fare è come montare i video su iMovie da cellulare, quindi mi raccomando, lasciate mi piace. Vi lascio adesso alla clip finale di come è venuto tutto il montaggio della clip che abbiamo montato insieme. E quindi niente ragazzi, alla prossima! Ciao a tutti ragazzi, questo è il Watermelon Channel. Quest'oggi voglio mostrarvi come montare i video. Quindi faccio una premessa, questo video io non lo monterò, quindi lo lascerò adesso così com'è, perché mi servirà come clip dimostrativa da importare su iMovie per poterlo montare. Quindi il programma che andremo a utilizzare oggi è iMovie, è un programma per chi ha il Mac, per chi ha gli iPhone, per tutti i dispositivi Apple, è gratuito e quindi potete insomma scaricarlo gratuitamente sul vostro iPhone, sul vostro iPad, sul vostro iMac o il MacBook portatile. È un programma gratuito, non è a livello di Final Cut Pro o chissà quale programma di editing, quelli che sono molto costosi, però essendo gratuito, essendo diciamo un po' alla portata di tutti perché non è difficile da utilizzare, eppure abbastanza semplice, quindi ho deciso di iniziare questa serie di video perché voglio che sia una serie di video perché in realtà appunto, questo è il primo video che farò su un montaggio, diciamo, basico, quindi su una cosa semplice: taglia, dividi, taglia, elimina, vai, esporta, importa, eccetera, con alcuni effetti, quelli un po' più semplici, come si inserisce il testo, eccetera. Però poi per il montaggio, quello un po' più elaborato, che richiede anche più tempo, farò poi un altro video dedicato se questa serie di video dovesse piacere. Poi lo farò anche da cellulare, quindi come montare video da cellulare sempre con iMovie, che però sarà un po' diverso, cambia poco, però ci sono dei cambiamenti comunque, chiaramente da computer a telefono. Se poi appunto dovesse continuare a piacere, farò anche un'altra parte con i dispositivi Windows, quindi Windows Movie Maker, o comunque altri programmi gratuiti tipo InShot, tipo non lo so, comunque quei programmi gratuiti che sono scaricabili dal telefonino per montare i video, insomma, una cosa diciamo molto basic, una cosa molto per un montaggio semplice di video. Magari consigliatemi anche voi quale programma vorreste vedere, che insomma io insegni come montare tramite quel programma, come montare video. E niente ragazzi, detto questo, vi lascio al resto del video, come montare appunto questo video nello specifico, quindi tutti i vari tagli, tutti i vari che se ne andranno. E quindi niente ragazzi, quindi se il video vi piace, dete un like di supporto, se arriviamo a 10 like ci sarà la parte 2 in cui farò il montaggio da cellulare. Quindi niente, lasciate un mi piace. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e vi lascio al resto del video. Ciao!